Se queste immagini non ti sorprendono per nulla, vuol dire che tu sei un genio. Oppure sono foto che hai già visto su internet. Perché ad esempio in questo caso abbiamo due giocatori di basket, ma guardate con attenzione la manina. E di chi è quella mano? Sarà quella della famiglia Adams? Ma no, ma no. Sembra che quella mano in realtà fluttui, ma in realtà quel giocatore di basket indossa una... boh, c'ha una cosa nera qua che praticamente sembra che c'ha la mano che vola. L'importante è che non ti confondi, eh. Al canestro la palla devi buttare, mica la mano. Salve carissimi, io sono Nicradogna. Oggi andiamo a vedere appunto queste immagini che sembrano tutte strane, senza senso. Prima di cominciare ovviamente lascia un bel like, iscriviti al canale attivando la campanellina, seguimi su Instagram e iscriviti al secondo canale di gaming, link in descrizione. E iniziamo subitissimo ammirando questo bellissimo pavimento. Aspetta, 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 teoricamente questo dovrebbe essere dritto, però sembra che è pieno di curve, salite, discese. Non ci sto capendo più niente. È una chiara illusione ottica, però sto immaginando una persona ubriaca che sta camminando da sopra e ha paura di cadere, quando in realtà il pavimento è piatto come il pianeta Terra. No, 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 non sono terrapiattista. E guardate questo cubo. Pensavo fosse vero questo cubo, ma guardate, in realtà è un disegno 3D. C'è pure una scarpa, un nastro adesivo. E che cos'è qua? E che cos'è? La scoteca, la scoteca. E se arriviamo a 33.000 like farò un video in cui cercherò di risolvere questo cubo. In questo caso invece non abbiamo un'illusione ottica, più che altro abbiamo un trip, che non è quella che si mangia. Semplicemente su una porta c'è il bagno degli uomini e sull'altra porta il bagno delle donne. Però la cosa che voglio capire è: quale porta è per le donne, quale per gli uomini? Perché sulla porta con scritto uomini viene indicata l'altra porta e sulla porta delle donne viene indicata l'altra porta. Quindi è probabile che o dove sta scritto uomini è uomini e dove sta scritto donne è donne, oppure quello dove sta scritto uomini in realtà è delle donne, quello dove sta scritto donne in realtà è degli uomini. E sono sicuro che finché mi faccio tutti questi ragionamenti già mi sono cacato sotto. Quindi la prossima volta facciamo come i cani e facciamo la pipì sotto gli alberi. Abbiamo un ragazzo con dei capelli rossi, abbiamo dei bellissimi occhi, un bellissimo nasino e una bellissima cane! Ok, ok, non è una malformazione fisica, non è un alieno, non è un mutante, né mutante né perizoma. Semplicemente un cane con il muso alto si è messo in corrispondenza del viso del suo padrone e si sono uniti. E che è la fusione di Dragon Ball questa? E i superpoteri quali sono? Mangiare i panzerotti mentre scodinzoli? E rimanendo sempre in tema malformazioni e mutanti, abbiamo questa ragazza che praticamente sta facendo il cosplay di un sagittario. Io sono cancro. E lei? Pesci? Esatto, Nick! Ah, sì? E a quanto li vendi al chilo? E meno male che non c'è nessun mio acerrimo nemico, dato che io mangio tantissimo e quindi odio la bilancia. Ma ovviamente anche qui trattasi di illusione ottica. Ora questa immagine per favore me la dovete spiegare e lasciate anche un bel like, perché io non ho mai visto una doccia sottoterra. Ma com'è possibile? Praticamente tu quando hai voglia di lavarti devi fare così: ciao amici, vado a farmi la doccia. Splash! La prossima immagine, più che sorprendermi, in realtà mi ha fatto venire ansia, perché tutti non possiamo vedere come siamo realmente, dal momento che questa ragazza ci fa notare che solo guardando la mia immagine nello specchio mi sono chiesta come sono realmente. Perché allo specchio mi vedo così, ma voi in realtà mi guardate così, proprio perché lo specchio inverte le immagini. Guardate che differenza. Si sta con la unia per quel ragnà. Capite? Infatti un chiaro esempio è Tom Cruise, che praticamente al centro ha un dente. E quindi per Tom Cruise avere un aspetto simmetrico è una mission impossible. E in questo caso io sì che la voglio una bella colonna sonora misteriosa, perché questa ragazza asiatica ha tre gambe. Buono, buon per te, quindi vuol dire che corri più veloce con tre gambe. Ma dobbiamo capire bene, dobbiamo capire bene. Io spero che lì in mezzo in realtà non sia una gamba, ma tipo un cuscino marrone piegato in due, una roba del genere. Però attenzione piccola, magari potresti cadere. Forse si chiama Chin Champai. Ironia, eh. In questa immagine
immagini abbiamo un bellissimo volto, ma in realtà tutta questa parte di viso più il cappellino azzurro è solo di un bambino. Invece il mento, la bocca, il naso e gli occhiali è del nonno che lo sta tenendo in braccio. Hanno fatto la fusione, capito? E chi sei, Gogeta? Beh, in effetti mi sembri vivo e vegeto. Andiamo avanti che è meglio. In questa carinissima immagine abbiamo una deliziosa mammina col suo figlioletto. Ehi, ma aspetta, ma che cosa sono quelle braccia là? Attenzione, è sempre un'illusione ottica che praticamente fa sembrare che le braccia del bambino in realtà sono della mamma. E se le avesse avute davvero così, come la chiamavano la signora, T-Rex, così cammina. E infatti i T-Rex stanno sempre arrabbiati e sono pure tirchi, perché hanno i braccini corti. Ma che bella donna, mamma mia. Ma che? Pure questa è una fusione? Mamma mia, meno male, era solo un'illusione ottica. Praticamente era il riflesso di quella ragazza che fa sembrare che quel signore abbia un corpo femminile. Ma tranquillo, buon uomo, se vuole cambiare da uomo a donna è sulla strada giusta. Strada come questa. Mamma mia, ma chi l'ha fatto, un cieco questa strada? Un cieco, un serbo, un polacco, non lo so. Fatto sta che una strada che non è per nulla dritta e precisa. Ma guardate, hanno fatto pure le linee intorno ad ogni segnale. Ci devo venire qua, così poi mi prendi i soldi dall'assicurazione. Immaginate che siete tornati a casa, guardate il vostro soffitto e trovate sta bolla. Probabilmente il soffitto è fatto di gomma, silicone. Al piano superiore hanno allagato tutto e quindi l'acqua è scesa. Quasi quasi andrei con un ago per spremerlo come se fosse un brufolo gigante. O magari pungendolo mi faccio un gavettone, possibilmente d'acqua e non di pus. Scusatemi, ma mi spiegate il senso e la funzione di questa forchetta chiusa? Che cosa pensi di prendere? Questa la usi come una spatola al massimo. Mentre ti friggi le uova, passi da sotto e fai così. Vai! E come il famoso modo di dire, con una forchetta del genere non saprei che pesci prendere. Questo ragazzo sì che ama il rischio, perché lui è consapevole di avere questo zaino. Questo zaino che sta per rompersi. Ma guardate sulla spalla destra, praticamente con un filo, massimo due, si sta mantenendo tutto. Basta un soffio di vento e tutto cadrà per terra. Oppure se lo tiene alla muda mantenendoselo solo sulla spalla sinistra. Che stile! E proprio ammirando questo filo ho perso il filo del discorso. Ah, giusto, è proprio come quando andai in pizzeria e chiesi gentilmente se mi potevano tagliare in due il trancio di pizza. E me la tagliarono così. Ma ci rendiamo conto, il taglio lo volevi in verticale, non così. Ma che mi stai prendendo in giro? Non capisci proprio una pizza. Magari il papà di questo pizzaiolo è l'architetto che ha fatto tutto ciò. Perfettamente simmetrico, devo dire. Questa cosa non è che mi fa impazzire. Di più! Perché io amo le cose precise. Perché quell'orologio è più a destra? Perché quella finestra è più a sinistra? Madò. Per caso questo edificio è di Windows? Almeno chiudiamo la finestra. E l'architetto invece deve fare la stessa fine del sistema. Arresta. Con le manette però. Sì, ma scusate, qua tutti d'accordo si sono messi. Ma che è sta maglietta qua? Ma almeno le righe le potevi accentrare bene. E questa ci esce pure. Con che coraggio. Signorina, ti devo mettere in riga. Sì, e poi facciamo un viaggio in Lettonia, perché la capitale è Riga. Ma sapete che è proprio bella questa paperella? E anche questo coniglio. E anche questa paperella. E anche questo coniglio. E anche questa papeniglio. Ma che animale è? Per non parlare di questa scritta yes, che se ci giri intorno da yes diventa no. Ma com'è possibile? Ma come se le inventano queste cose? 3, 2, 1. Bene carissimi, il video di oggi termina qui. Abbiamo visto delle illusioni ottiche veramente pazze e mi hanno dimostrato che io in realtà non sono un genio. E per voi invece fatemelo sapere nei commenti. Lascia un bel like, iscriviti al canale attivando la campanellina. Se ti va seguimi su Instagram. Iscriviti anche al secondo canale, trovi il link in descrizione. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao carissimi.